sindaco, anche Omero, che appunto è collaboratore del sindaco, vice sindaco nel comune di Bauladu. Oggi la giornata è splendida dopo questa notte, diciamo, che è stata di grande pioggia da noi in maniera tranquilla, ma in altre parti della Sardegna è stato un po' un disastro, e quindi siamo vicini anche a queste comunità. Cedo subito la parola al signor Ignazio Zara, sindaco di Bauladu, per un saluto. Buonasera a tutti. Benvenuti a Bauladu. Sono contentissimo di questa giornata perché ci sono tantissime persone che visiteranno il nostro territorio, non tutto il territorio, ma alcune parti del territorio. Penso che si farà una puntata a Santa Vittoria. Santa Vittoria è la chiesa che è in questa collina proprio di fronte al paese ed è oggetto di ristrutturazione anche quella. Quindi fra qualche mese, intorno a febbraio-marzo, saranno finiti i lavori anche lì. Quest'altra chiesa che avete proprio qua vicino è stata oggetto di ristrutturazione da poco e fra un po' di tempo ci saranno altri lavori di ristrutturazione. Comunque è visitabile, le chiese, le chiavi ce le ha Omero, possiamo visitarla. Poi faremo una puntata al Sinuri dove c'è una sorgente nuragica molto bella, è un parco bellissimo che chiaramente deve essere ancora valorizzato, però è molto bello. Comunque, passeremo senz'altro una bella serata. Vi auguro a tutti di tornare chiaramente a Bauladu anche per altre occasioni, però adesso appunto facciamo questa bella camminata tutti assieme. E prima visitiamo prima visitiamo la chiesa. Chiesa romanica, se ci dice già qualcosa della chiesa, sì, romanica. Allora, questa è una chiesa, il primo impianto era un impianto romanico che poi è stato rivisto successivamente, soprattutto nel periodo nel Medioevo, quando ci sono stati i frati camandolesi, ed era stata adibita a monastero ed era collegata appunto alla chiesa di Bonaccato a Bonarcalo. È una bellissima chiesa che è stata rimaneggiata più volte, però adesso stiamo cercando con gli ultimi interventi che verranno fatti di renderla nuovamente un po' più similare a come era all'impianto, ecco. Però è di proprietà del comune perché era stata adibita intorno ai primi del Novecento fino agli anni 40 al cimitero. Ci sono alcune tombe che anche quelle tombe verranno risistemate perché verrà sistemata tutta la corte della chiesa insieme al parco circostante. Ecco, quindi ci avviciniamo lì e la visitiamo, poi diciamo due parole lì. Okay? Ecco, prima state seduti un attimo, prima di avvicinarci, un piccolo pensiero per il sindaco così gentile con noi, una bottiglia di terre bianche. Ecco, non abbiamo i pesci, ma abbiamo, prego Caterina, non abbiamo i pesci, ma abbiamo il vino per il sindaco. Ce la beviamo dopo, che, perché come volete. E poi facciamo una fotografia di gruppo tutti insieme, così qua nell'anfiteatro ci possiamo. Adesso noi ci spostiamo con il sindaco dove siete voi. Mi invito a concentrarvi un po' anche qui al centro e da qui ci scatti una bella fotografia. Ok. Se me la lascio in macchina, questa mi fa un favore, perché trasportarmela...